Ciao a tutti, sono Sonia del blog Status Mamma, una mamma tra i fornelli e oggi vi propongo la ricetta per delle appetitose cosce di pollo e patate, ricetta della nonna, venite con me. Per questa ricetta ho usato 800 g di patate, 3 cipolle tritate, olio di oliva, un bicchiere di vino bianco o brodo, cosce di pollo, carote tritate, pepe e spezie, sale, aglio e rametti di rosmarino. Per prima cosa ho preso l'olio d'oliva e l'ho messa al centro di un tegame. Il tegame che sto usando va bene anche per la cottura a forno. Poi ho aggiunto le cipolle tritate, le carote tritate e uno spicchietto d'aglio. Se volete potete toglierlo anche dopo. Ho rosolato tutto a fiamma medio-bassa fino a che il trito non si sia ammorbidito. Di solito per accelerare la cottura delle verdure aggiungo sempre un pochino di sale. Quando le verdure sono diventate morbide, ho aggiunto le cosce di pollo. Li ho rosolati bene, rigirandoli da tutte le parti. E per dargli ancora più sapore, ho sfumato con un bicchiere di vino bianco. Se volete potete usare anche del brodo di carne o di pollo, un bicchiere d'acqua. Intanto che il vino evaporava, ho lavato e sbucciato delle patate che poi ho messo nel tegame con le coscette di pollo tagliate a pezzi non troppo grandi. Ho rimescolato tutto nel tegame in maniera che si insaporissero bene dal sughetto del pollo. Questa ricetta si rifà alla cucina di mia nonna. Fin da piccola ho sempre preso appunti per quando sarebbe arrivato il momento di mettermi ai fornelli. Mi insegnava che con poco si poteva portare a tavola un piatto tanto semplice tanto quanto appetitoso. Per finire un saporito con del sale, pepe o spezie per arrosti e 3 rametti di rosmarino. Ho cotto tutto in forno preriscaldato, ma volendo potete cuocere anche sul fornello coperte con un coperchio per una quarantina di minuti. Se vi è piaciuta questa ricetta lasciatemi un like o un commento per saperne di più e se volete rimanere sempre aggiornati cliccate la campanella. Ciao, alla prossima!